Gloria a Dio, la parola di Dio è il nostro conforto, è il nostro cibo, cibo quotidiano. E siamo grati al Signore perché nel suo grande amore Egli ancora ha provveduto abbondanza di cibo per soddisfare pienamente la nostra anima, la nostra vita. Io credo che non c'è cosa peggiore di lavorare inutilmente, di avere la sensazione di faticare, ma allo stesso tempo non raggiungere nessun obiettivo. Quella sensazione di sprecare energie, di sprecare tempo. E la parola di Dio mette in evidenza chiaramente come evitare di lavorare invano, come evitare di sprecare energie, tempo e di sprecare la propria vita. Quindi noi oggi ci rivolgiamo a un salmo che fa parte di questo gruppo di salmi. I salmi dei pellegrini, e questo salmo ci dirà chiaramente come non lavorare invano. Io credo che tutti quanti noi vogliamo raggiungere degli obiettivi, avere un risultato, dedicare sì delle energie, ma allo stesso tempo raccogliere i frutti della nostra fatica. E la scrittura ci viene incontro e ci incoraggia dicendoci come meglio fare. Leggeremo il Salmo 127. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato, egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio. Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della giovinezza, beati coloro che ne hanno piena la faretra. Non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Gloria a Dio. Per tre volte nei primi due versi c'è questa parola invano. Invano. Ci sono cose nella vita che la maggior parte delle persone desiderano. Una buona famiglia. Credo che sia il desiderio di tutti. Tutti desideriamo una certa sicurezza e anche, perché no, successo nel nostro lavoro, successo in quello che facciamo. Per raggiungere i nostri desideri, i nostri desiderati obiettivi, si fanno molti sforzi e si dedicano anche molte energie, ma dobbiamo pur dire che tutto il nostro impegno spesso non è sufficiente affinché noi possiamo riuscire bene nella nostra vita. Considerando il nostro salmo, scopriamo come evitare di lavorare inutilmente. Considerando il nostro salmo, scopriremo qual è il segreto per ben riuscire. In questo salmo si parla di tre aree della nostra vita e noi esamineremo brevemente queste tre aree. Prima di tutto si parla della famiglia. È una cosa chiara che deve essere presente nella nostra vita è che una buona famiglia non si improvvisa. Sicuramente è il desiderio di tutti, ma una buona famiglia non si improvvisa, non sarà mai frutto del caso. Purtroppo dobbiamo dire che molti sforzi diretti a costruire una buona famiglia molte volte vanno a vuoto. Molti sforzi, molte energie dedicate vanno a vuoto perché una buona famiglia non sempre è il risultato di sforzi umani. Anzi, noi possiamo dire che una buona famiglia si può veramente avere, ottenere quando c'è la benedizione del Signore. Abbiamo letto: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. E noi abbiamo fatto questa esperienza. Abbiamo realizzato che la casa è un paradiso quando c'è il Signore.
Se non c'è il Signore, non potremo mai godere veramente di una buona famiglia e di quella pace, di quella concordia che il Signore desidera per ogni famiglia. Abbiamo bisogno di Dio nelle nostre case, abbiamo bisogno di Dio nelle nostre famiglie, abbiamo bisogno di Dio nel nostro focolare domestico, altrimenti ogni sforzo risulterà vano. La Scrittura dice che se non è Lui a costruire la casa, invano si affaticano i costruttori. Quindi nella tua famiglia accertati che il Signore sia presente, accertati che il Signore abbia il primato. Un'altra area di cui si parla qui nel Salmo è proprio la sicurezza. La sicurezza. E tutti quanti desideriamo protezione, tutti quanti vogliamo sicurezza, cerchiamo sicurezza. La vera sicurezza, naturalmente, è impossibile, la totale sicurezza, riceverla qui nel mondo, ma noi, grazie a Dio, la totale sicurezza possiamo riceverla nel Signore. Perché nel Signore siamo totalmente al sicuro. Se non c'è Dio a guardia della tua vita, ogni sforzo sarà vano. Questo dice qui ancora il nostro Salmo. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Quanti di noi hanno fatto proprio l'esperienza di aver fatto sforzi per mettersi al sicuro per quanto riguarda la propria salute, la propria famiglia, i propri averi, il proprio lavoro, e abbiamo fatto di tutto per poter vivere e viaggiare in sicurezza, ma poi è accaduto qualcosa che ha demolito le nostre umane sicurezze. Mentre, grazie a Dio, nel Signore noi siamo al sicuro. Se Lui prende la nostra vita nelle sue mani, Lui saprà custodirla, o non sostituire la benedizione di Dio con i mezzi umani, con le sicurezze terrene. Per avere sicurezza nella vita, tu devi veramente rivolgerti a Dio, e non avrai quella sicurezza soltanto esteriore, epidermica, ma avrai quella sicurezza interiore che ti farà stare in pace e godere della serenità e della gioia del Signore. Se Cristo sarà il punto di forza della tua sicurezza, ogni tuo sforzo non sarà vano. Il Signore veglierà sulla tua vita, sulla tua casa, e tu te ne starai sicuro. Un'altra area che noi troviamo qui nel nostro Salmo, nella nostra meditazione, è un'area che ci riguarda tutti, ed è il nostro lavoro. Abbiamo letto della parola di Dio: invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, mangiate pane tribolato, egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. Ti è mai accaduto di lavorare e sprecare il tempo dedicato a quel lavoro? Io credo che a tutti quanti noi è successo di fare tanto lavoro e poi in un attimo quel lavoro è andato in fumo, oppure ci siamo resi conto, dopo aver tanto faticato, che non è servito a nulla. Vedete, il giusto e buono che Dio ha per noi non può essere mai sostituito da quello che il mondo potrebbe offrirci e potrebbe darci. Noi possiamo affaticarci, ma l'affaticamento che noi facciamo, se lo facciamo in Dio, con Dio, produrrà dei frutti straordinari. Frutti per la sua gloria, frutti per la nostra vita. Vedete, il Signore ha in serbo per noi qualcosa di buono, la sua benedizione. Ogni sforzo nel campo del lavoro avrà successo se camminiamo con il Signore e ricerchiamo la sua benedizione anche nel nostro lavoro. Senza il Signore si fatica molto e si conclude poco. Con il Signore si fatica il giusto e si raccoglie molto, perché il Signore abbonderà e benedirà ogni tuo sforzo e ogni tua fatica. Quindi diamo al Signore il primo posto ed Egli darà a noi quello di cui abbiamo veramente bisogno. Gesù fu chiaro, disse: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e poi tutte queste cose vi saranno date in più. E stava parlando di cose prettamente materiali. Quindi ogni sforzo sarà vano se Dio non è con te. Se non stai percorrendo la via dell'ubbidienza al Signore, quello che dobbiamo fare è deciderlo ancora oggi, per questo giorno che ci sta davanti, e riconoscere che il successo di ogni nostra impresa, della tua famiglia, della tua sicurezza, del tuo lavoro, dipendono dalla benedizione del Signore. È la benedizione di Dio che ti rende ricco. Quindi opera, agisci,
vivi non da solo o con le tue umane possibilità, ma vivi, agisci nel Signore e godrai della sua benedizione. Il Signore rimanga con te e con la tua casa.